Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo questa nostra seconda giornata del convegno diocesano mettendoci sotto l'azione dello Spirito Santo. Avete un foglio, ci alziamo in piedi e invochiamo lo Spirito perché possa guidarci all'ascolto, guidarci alla comprensione e aiutarci a vivere tutto ciò che questa sera condivideremo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo il Signore che scenda su di noi, perché la sua grazia ci riempia, perché la sua luce ci illumini, il suo amore pervada ogni nostra cellula. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, vieni Maranatha. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, vieni Maranatha. E fondi su di noi la tua grazia, o Signore, rinnovaci col tuo amore. E fondi su di noi la tua grazia, o Signore, illumina il nostro cuore. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, vieni Maranatha. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, grazia, o Signor, consolaci col tuo amore e fondi su di noi la tua grazia, o Signor, rivelaci Cristo Signore. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, vieni Maranatha. Ti invochiamo Spirito, ti invochiamo Spirito, possiamo sedere. Rivolgo un mio saluto a tutti voi che siete presenti. Viviamo questi tre giorni come un momento di grazia per questa Chiesa, per la nostra comunità, e questa sera abbiamo anche la gioia di essere accompagnati anche nella riscoperta sempre più profonda di Madre Costanza. Una delle frasi che le diceva che le giornate noiose non esistono perché vive in Dio. Ecco, a volte nella nostra vita noi viviamo delle giornate noiose che non sappiamo nemmeno cosa vogliamo nella nostra vita. Ecco, questa figura ci possa aiutare a riscoprire la bellezza di Dio, la bellezza di sentirsi cristiani, la gioia della santità. Ecco, possono essere giornate in cui ognuno di noi si può arricchire di questa bellissima figura che questa Chiesa, questa comunità ha la gioia di poter celebrare
la beatificazione il giorno 9, in cui diventa un momento di gloria e di grazia per tutta la Chiesa. Quindi ringrazio anche per la tua presenza, per quello che ci dirai e per questo momento di crescita per ognuno di noi. Grazie. 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 Allora, con un grande applauso accogliamo padre Lorenzo Carloni. Padre Lorenzo è il vice postulatore della causa di beatificazione di madre di Maria Costanza Panas. E come dirà poi lui stesso, ci si è trovato un po' per caso a scoprire la vita di questa grande donna. Stasera ci aiuterà un po' a tracciarne il percorso, a scoprirne i lati inediti, quelli che conosciamo poco, un po' perché non esistono ancora grandi pubblicazioni su di lei, un po' perché quando uno ha qualcosa di bello vicino casa spesso non lo conosce e va a cercare qualcosa più lontano. E allora stasera sarà bello poter scoprire una nostra vicina di casa, una donna che tanti fabrianesi hanno conosciuto, con cui tanti hanno parlato e a cui lei ha rivolto sempre un pensiero di bellezza, di speranza, di positività. Soprattutto un dono spirituale per tanti sacerdoti che sono stati da lei guidati, aiutati e sostenuti. Penso che la figura di questa grande donna possa davvero aiutarci a riscoprire la bellezza anche di tanti aspetti della nostra vita spirituale, della nostra vita cristiana, della nostra vita di tutti i giorni. Maria Costanza Panas non è una santa dai miracoli straordinari, ma è una santa del quotidiano, dell'ordinarietà, come ieri ricordava benissimo Madre Michela durante la preghiera che abbiamo fatto. E allora ci mettiamo in ascolto della bellezza di questa donna, aiutati da Padre Lorenzo, e poi alla fine, ecco, vi ricordo un po' gli appuntamenti di questi giorni. Grazie a tutti e buon ascolto. Pace e bene a tutti, innanzitutto. Con questo saluto francescano vi accolgo, o meglio, vi ringrazio per questo invito, ringrazio Sua Eccellenza per l'invito a questo convegno, per questo incontro familiare, perché in fondo non ho preparato una conferenza universitaria, accademica, Perché un santo è una persona, è innanzitutto una persona, è una persona a tante sfaccettature, è ricca e si incontra nella quotidianità, così come è capitato a me, perché io ho incontrato Maria Costanza Panas 11 anni fa, quando i superiori mi chiesero di occuparmi delle cause dei santi dei cappuccini delle Marche, questa famiglia spirituale a cui io appartengo. E così per caso mi sono ritrovato alcuni frati e due clarisse cappuccine, di cui una è Maria Costanza Panas. Ma non avevo letto nulla di lei. Poi però la provvidenza pian piano mi ha guidato attraverso gli eventi della vita e in ultimo mi ha portato a occuparmi anche del processo diocesano sul miracolo che è avvenuto anni fa e che poi si è svolto il processo nella diocesi di Ancona, dove è avvenuto il fatto prodigioso. Così col tempo ho cominciato a leggere i suoi scritti, alcuni, a leggere la biografia di Don Gisleno Vitali, che è stato il suo primo figlio spirituale. È stato un incontro bello, è stato un incontro bello con Cristo, innanzitutto, perché questa donna, come ogni santo, è un riflesso di Dio, è un riflesso di Dio. E Dio è bello, lo si vede in tante sfumature. Per cui ringrazio il Signore, ringrazio la provvidenza che mi ha portato a incrociare questa donna così ricca, così profonda, così materna,
così appassionata, è una donna innamorata, una donna che quando leggi i suoi scritti, quando ti incontri con lei, senti che c'è qualcosa che ti attira, c'è qualcosa che ti attira. Ed è proprio l'amore che lei sapeva trasfondere. Trasmetteva col suo sorriso, come lei soleva dire, e trasmetteva con la sua parola, il suo incoraggiamento. Ma non è una santa così caduta dal cielo. Quando parliamo di santi, togliamoci di testa l'idea di una santità così artefatta, come se un santo fosse una persona fuori dal mondo, che non avesse difficoltà, non avesse prove, non avesse tentazioni, tutt'altro, tutt'altro. Un santo è innanzitutto un uomo, una persona, una donna in questo caso. E con tutte le sue traversie, le traversie della vita, di tutti, che cambiano a seconda della condizione di ciascuno. Per cui è una persona incarnata, in carne ed ossa, che ha le difficoltà di tutti i giorni, come tutti noi, come tutti noi. Per cui dobbiamo davvero toglierci l'idea di questa santità così angelica. No, un santo è una persona affascinata da Gesù, una persona che è talmente innamorata del Signore che necessariamente ama anche il prossimo, perché l'amore di Dio e l'amore del prossimo, come sappiamo, non si possono dividere, separare, assolutamente. Per cui Maria Costanza è una donna capitata qui a Fabriano non per caso, perché Dio non fa le cose per caso. Lei è nata, come forse molti di voi sanno già, è nata ad Alano di Piave, un piccolo paesino del Bellunese, nella diocesi di Padova, è tra i monti, ha poco più di 1000 abitanti, se non sbaglio. Lì è nata nel 1896. Poi i genitori che facevano i tessitori, quando è avvenuta la crisi industriale, nei primi del Novecento, emigrarono negli Stati Uniti per provvedere al sostentamento della famiglia, no? Perché comunque avevano 7 figli da mantenere. E allora emigrano negli Stati Uniti e lasciano la piccola Agnese, si chiamava così il nome di battesimo, Agnese Pacifica, questo è il nome di battesimo, e emigrarono negli Stati Uniti e la lasciarono allo zio del al fratello del padre, Don Angelo Panas, che era un sacerdote, e che stava ad Asiago. E quindi lei ha seguito tutti gli spostamenti dello zio, no? Ovviamente. Quindi prima ad Asiago, poi dopo qualche anno è andato a Enego, un altro paese sempre in provincia di Vicenza, poi è andato dalle Canossiane di Feltre, vicino a Belluno, alcuni anni, poi si è trasferita a Vicenza. Poi ha fatto le superiori a Venezia, nel collegio sempre delle Canossiane, il collegio Sant'Alvise, oggi chiuso purtroppo, e ha studiato in una scuola pubblica, la prima scuola pubblica che lei ha frequentato. E lì ha avuto un grosso turbamento, perché comunque finché ha studiato dalle suore era un ambiente piuttosto protetto, no? Una scuola cattolica, quindi una formazione molto in sintonia con gli ideali cattolici, cristiani, e che ovviamente lo zio voleva inculcare nella nipote. E a Venezia Agnese incontra delle grosse difficoltà, perché comunque risente anche di certe letture così non propriamente cristiane, autori come Giovanni Verga,
Matilde Serao e altri, che comunque provocano in lei un grande turbamento interiore. Nel 1913 si diploma e lo zio nel frattempo viene trasferito in una piccola località della Laguna Veneta, a Cona, un paese sperduto nella laguna, un paese nel quale lo zio ricopre l'ufficio di parroco, e nel 1914, a fine gennaio, organizza per la parrocchia una missione popolare. E lì avviene, viene invitato, o meglio, vengono invitati vari sacerdoti oblati di Padova, tra cui un certo Don Luigi Fritz. Era un sacerdote poco più che trentenne, molto in gamba, che colpì molto Agnese, e lo zio, quando vide che lo zio Don Angelo, quando vide che Don Luigi aveva una certa ascendenza verso la nipote, la raccomandò, no? Gli disse: prenditi un po' cura di lei, cerca di stargli dietro, di stargli vicino, vedi un po' se riesci ad aiutarla in qualche modo. E tra i due, tra Agnese e Don Luigi, inizia un'amicizia, una frequentazione, anche una corrispondenza, che però lì per lì non è che porta a un grande cambiamento. Porta così a farsi delle domande, questo sì. Agnese è una donna molto intelligente, era una maestra e aveva un fiuto pedagogico, quindi sapeva relazionarsi con le persone, aveva uno sguardo molto profondo su se stessa, si faceva tante domande e cercava necessariamente la sua collocazione nella vita, cioè cercava di capire qual era la sua strada di felicità. Ebbene, pian piano, col tempo, l'amicizia tra Don Luigi e Agnese si intensifica, e nel frattempo, però, Don Luigi fu invitato a venire proprio qui a Fabriano. Vedete come avvengono i collegamenti, gli scherzi della provvidenza. Don Luigi viene invitato a predicare due volte a Fabriano nel 1912, se non ricordo male, e la prima volta a marzo e la seconda volta a giugno. Viene invitato e qui conosce ovviamente le Clarisse Cappuccine, le monache di via Cavour, e quindi conosce anche Madre Costanza, conosce le monache, e quando le conosce rimane colpito ovviamente, no? Perché comunque era una comunità che aveva una grande fama nella città, e ovviamente quando conosce Agnese gliene parla, perché sapendo i suoi travagli interiori Agnese era interessata, prende dei contatti con le monache, e però ancora non si decideva, anche perché Agnese, quando decise di entrare in monastero, incontrò parecchie difficoltà. I familiari non volevano assolutamente che lasciasse la famiglia per entrare in monastero, e anche lo zio Don Angelo non era tanto contento, tanto cercò un po' di dissuaderla, perché pensava malignamente che Don Luigi l'avesse un po' influenzata troppo pesantemente, e invece non è così assolutamente. Agnese è una donna che liberamente ha scelto non di diventare monaca, perché la vocazione non si sceglie, la vocazione la si riceve, e Agnese di questo è molto consapevole, molto consapevole. La vocazione la si riceve e quindi si risponde,
alla chiamata di Dio. Agnese decide di rispondere: eccomi, eccomi. Questa prontezza, questa determinazione traspare benissimo dalle sue lettere. Vi voglio leggere proprio una lettera che lei scrisse quando decise di avvicinarsi al Signore. Sentite che lettera che scrive a Don Luigi. Padre, riflettendo spesso, mi pare un sogno, un felice sogno, questa nuova vita di pace, d'amore, questo succedersi incessante di sentimenti, di vicende, di attività varie interiori ed esteriori. Eppure, in mezzo a tutto e sopra a tutto, è sempre un solo sentimento che campeggia sovrano, la felicità di essere donata a Gesù. Non farei un passo indietro neppure se ogni pena diventasse un cumulo di pene, ogni difficoltà una barriera di difficoltà. No, no, mai, perché sento in me una forza che non è mia. Sentite che determinazione. Quando Agnese ritrova la pace, dopo essersi riconciliata con Dio, dopo un periodo di turbolenza spirituale, grazie a Don Luigi, sente questo fuoco, questo fuoco dentro, che decide davvero di fare sul serio con il Signore, di fare sul serio. È disposta, come abbiamo sentito, è disposta a tutto, pur di proseguire in quell'amicizia con Gesù. Ancora non aveva chiaro di farsi diventare monaca, però sentiva che Gesù era importante per lei, e per lei e per lui lei era disposta a tutto. Come sentiamo queste espressioni così forti, belle, che dicono la passione, dicono la convinzione di questa ragazza. Infatti la sua caratteristica che l'accompagnerà per tutta la sua vita è proprio questa volontà tenace, la volontà tenace di spendersi totalmente per Dio. In una sua lettera dice in un altro passo, e questo è un po' direi la frase più forte, più emblematica di Maria Costanza, che almeno io ho trovato. Diceva in un suo scritto del 1934, era già monaca, ma è in fondo la sintesi della sua vita, è il suo programma di vita. Diceva al lettore, quindi a ciascuno di noi lo dice, perché questo è un volume pubblicato, anche se ancora non è molto facile, non ci sono tante copie in circolazione. Diceva così Maria Costanza: tieni sempre presente innanzi il tuo programma, donarti, e con questo solo raggiungerai l'unione con Dio, la santità. In 10 parole Maria Costanza aveva capito tutto della vita. Maria Costanza aveva capito che la vita ha senso solo se è un dono, solo se ti doni ritrovi la vita. È quello che ha detto Gesù: non è prendendo, non è trattenendoti che ricevi la vita, ma è donandola. Chi la trattiene, la vita la perde; chi la dona, la riceve. Perché? Perché il Signore ti moltiplica, ti ricompensa. E Maria Costanza, questo si vede benissimo, si vede benissimo. Il Signore le ha chiesto tutto e le ha dato tanto di più, tanto di più, tanto di più. E perché Maria Costanza diceva una volta: il Signore non mi chiede molto, mi chiede tutto, perché l'amore è totalizzante. Non puoi amare a metà,
Non puoi amare così al 50% o all'80%. Lo sposo, la sposa, per chiunque questo vale. Ogni persona deve amare totalmente. E Maria Costanza in questo è stata davvero una bellissima testimonianza, una donna veramente bella in questo. Come è arrivata qui a Fabriano? Vi ho dato qualche anticipo della vita monastica, ma lei è entrata qui a Fabriano l'11 ottobre del 1917, quindi 105 anni fa è entrata qui a Fabriano. Fu accolta da tutte le monache e fu accompagnata da Don Luigi. Fecero un viaggio, passarono per Firenze, per Assisi e poi arrivarono a Fabriano. Ma fu una fuga questo viaggio, perché solo la sorella Onorina era l'unica che condivideva la sua scelta della sorella. E quindi per non dare adito a curiosità, a pettegolezzi, Agnese e Don Luigi, il padre spirituale, si incontrarono alla stazione di Adria. Al mattino presto partirono e da lì entrati in monastero. Quindi nessun parente seppe di questa uscita. Solo anni dopo Agnese scrisse delle lettere familiari, lettere affettuosissime, sono 207 lettere che scrisse ai familiari, pieni di affetto, nonostante che i familiari gli hanno fatto vedere tante difficoltà. Però Agnese non ha mai conservato nel suo cuore un minimo di rancore, assolutamente. E anche in questo si vede che era una donna che guardava oltre la simpatia, oltre l'istinto umano. È una donna che andava oltre l'istinto. E per questo l'11 ottobre entra in monastero, fu accolta, e pochi mesi dopo le monache capirono che c'era la stoffa, di una ragazza matura, seria, affidabile. E quindi nell'aprile del 1918 Agnese veste l'abito religioso e quindi inizia il noviziato, il cosiddetto anno della prova. E l'8 maggio 1919 emette nel monastero la prima professione religiosa dei voti, di povertà, castità e obbedienza. Sono tre voti che Maria Costanza non solo ha vissuto in modo fedele, ma che poi ha arricchito con altri voti. I voti sono delle promesse che si fanno a Dio. E Maria Costanza ne ha fatto addirittura uno prima di entrare in monastero, quando ebbe la sua, tra virgolette, la sua conversione, quando passò da una vita così un po' di non frequentazione della chiesa, cioè andava alla messa solamente per far contento lo zio e solamente per non metterlo in cattiva luce, no, sai, la nipote dell'arciprete, no? Bisogna un po' difendere l'onore di casa, e quindi andava alla messa, però non era affatto convinta, e quindi ha vissuto un travaglio interiore non secondario. E quindi quando nel 1916 si era riavvicinata al Signore, fece questo voto, questa promessa al Signore. La promessa è lei che chiama il voto della penna, cioè che non avrebbe scritto che di Gesù e per Gesù. Lei amava scrivere e amava leggere e quindi fece questo voto per dire: d'ora in poi voglio mettere il Signore
al primo posto. E lo ha espresso anche con questo voto, molto singolare, molto singolare. Poi altri voti se ne aggiunsero poi quando divenne monaca. Poi ne vediamo. E nel 19 diventa quindi monaca a tutti gli effetti. Nel 1922 fa la professione perpetua per tutta la vita. Nel 1927 quindi comincia a vivere i suoi servizi di monastero. Pensa alla portineria, al guardaroba, in cucina, il giardino, fa la segretaria un po' della badessa, fa di tutto nel monastero, pulizie, no? Quello che c'è da fare, le cose di casa, cose semplici, ma le faceva con un grande cuore e questo fa la differenza, questo fa la differenza. Infatti nel 1927 le monache la scelgono come maestra delle novizie, quindi le danno una grossa responsabilità, quella di formatrice. Vedendo il suo esempio, la ritengono idonea per formare anche le giovani aspiranti. E quindi per 9 anni Madre Costanza entra in a contatto con tante giovani, che poi alcune sono rimaste, altre sono uscite, ma giovani che hanno sentito un grande influsso benefico da parte sua, perché anche il suo istinto pedagogico, che aveva anche grazie al suo essere maestra, ma soprattutto ce l'aveva innato, era un dono di Dio, un dono che lei ha saputo mettere a frutto per quella strada che il Signore le ha dato. È una donna che ha investito bene i suoi talenti. Ecco perché è felice, ecco perché è beatificata. Perché è una donna che ha saputo spendersi, ha saputo spendersi per Dio, si è spesa tutta. E quando era maestra delle novizie, Madre Costanza, oltre a dare l'esempio, dava anche dei preziosi consigli. Ve ne leggo alcuni, o meglio, ve ne leggo uno che così riassume un po' il suo tratto pedagogico, materno, proprio materno. Era molto pratica, Madre Costanza. Era una donna che sapeva unire la più alta spiritualità con le cose più concrete. Non era una fede campata per aria, era una fede concreta. Sentite che consigli, che raccomandazione che dava. Diceva a una novizia: non dare importanza alle piccole contrarietà che si incontrano necessariamente nella vita. Il faro luminoso a cui fissarsi è la volontà di Dio, studiata nell'orazione e praticata in ogni incontro. Non risparmiarsi, anzi, scegliere per sé la parte più faticosa con bel garbo e con sorriso amabile. Amatevi, amatevi con vera spontaneità d'affetto, vedendo Dio l'una nell'altra. Sentite che ricchezza, che amore. Che voleva trasfondere. Perché? Perché non era semplicemente, non voleva creare delle buone amiche, una compagnia, ma voleva che fossero sorelle, che le monache fossero sorelle, e per questo bisognava che andare oltre i difetti altrui, perché ogni persona, per quanto buona sia, ha i suoi difetti. E per cui Madre Costanza così voleva insegnare ad andare oltre le apparenze di una persona. Capite quanto è importante? Quanto è attuale? Quanto ci segna anche a noi questo? Quanto è bello sentire a noi persone che ci raccomandano questo sguardo ulteriore, di andare oltre la simpatia, oltre il gusto personale.
una grande svolta per Madre Costanza avviene nel 1936, quando le monache la eleggono per la prima volta abbadessa, cioè superiora del monastero, il 22 giugno 1936. Aveva appena 40 anni, pensate, giovane. Eppure la scelgono come abbadessa per 24 anni, quasi, per 24 anni. Lei è stata abbadessa del monastero dal 1936 al 52, poi la rileggono nel 52, ma un'altra volta, ma non poteva più essere superiore perché aveva già fatto 16 anni e le norme della Chiesa non lo consentivano ancora, e quindi per 3 anni ha fatto una pausa. Ma nel 1955 subito le monache la rileggono all'unanimità, fino alla morte, fino al 1962, quando già era malata, Madre Costanza è stata eletta abbadessa e finisce la sua vita il 28 maggio del 63, a 67 anni, rimanendo ancora abbadessa, cioè madre. Madre. Una vita spesa, vissuta proprio come madre. Il tratto caratteristico di Madre Costanza, ovviamente l'umiltà che è la base, questa è una caratteristica comune a tutti i santi, se no uno non può essere presentato come modello di vita. Ma in lei emerge proprio la maternità, cioè il prendersi cura delle persone, il prendersi cura. E di molte monache lei era anche madre spirituale, oltre che superiore. Molte andavano da lei per confidarsi, per chiedere consiglio. Pochi giorni dopo la prima lezione, nel 1936, Madre Costanza scrive a Don Luigi, il padre spirituale, sentite che lettera che gli scrive: tutte mi sentono madre, più che superiora. Io poi mi sento soltanto madre, e di superiora non sento altro che il dovere del buon esempio. Provo una grande inclinazione alla mitezza e mi pare di voler tutto ottenere con l'amore. La mia fiducia è tutta in Dio e nella preghiera, alla quale ricorro continuamente, poiché sento che nelle anime nulla possiamo fare da noi. Sentite che calore, sentite che fede, sentite che donna animata dallo Spirito. Madre Costanza era consapevole che non bastava avere un titolo di studio per essere madre, non bastava così avere un incarico per svolgerlo bene, non bastava essere scelta dalle sue consorelle per avere anche quella efficacia nella sua azione. Bisognava stare unita al Signore. L'ha detto Gesù: senza di me non potete far nulla. Se il tralcio si stacca dalla vite, muore. Madre Costanza questo l'aveva capito benissimo e l'ha vissuto in un modo esemplare. L'abbiamo sentito. La mia fiducia è tutta in Dio. Non confidava tanto nelle sue capacità, che pure aveva, ma le ha messe a frutto sapendo che non bastavano. Perché? Perché è soltanto Dio che riesce a lavorare nelle anime, grazie anche alla bontà che noi sappiamo manifestare. Infatti, una consorella, durante il processo diocesano che si è svolto qui a Fabriano dall'83 all'88, ha fatto questa testimonianza su Madre Costanza. Suor Rosa Fugiani diceva: era una vera madre. Delle volte la pensavamo unica al mondo, come fanno i bambini che pensano unica la loro mamma.
Mai ci stancavamo di stare con lei, anche senza parlare, perché la sua sola presenza ci portava Dio. E poi diceva, Madre Costanza, ad una superiora, cerca di suscitare, cioè alle suore, la convinzione di mostrare la convenienza e la bellezza della virtù del bene, di modo che obbediscano con sollievo e con felicità. Tu procura tutto questo con l'industria, con la preghiera, con la pazienza, con perfetto distacco dall'esito dei tuoi sforzi. Semina senza speranza di raccogliere, perché così sarà più facile la tua tranquillità. Cioè, Madre Costanza voleva dire, cerca di far capire, di far vedere che fare il bene è bello, che obbedire è bello, che fare la volontà di Dio è bello, e fallo vedere questo con la tua vita, e cerca di farti amare, diceva in un altro passo. Ma per questo semina senza speranza di raccogliere, perché così sarà più facile la tua tranquillità. Perché Madre Costanza sapeva bene che a volte noi possiamo pretendere dagli altri. Anche tutti noi abbiamo l'istinto, no? Che quando facciamo un impegno, ci impegniamo in qualche cosa, no? Vogliamo anche che l'altro recepisca, capisca, faccia, no? Quante volte un genitore dice a un figlio di fare una cosa e magari il genitore si impegna tanto per il bene di questo figlio e il figlio non lo capisce e fa altro, ma il genitore a volte lo pretende. Ecco, questa pretesa è uno sbaglio, secondo Madre Costanza. Perché? Perché non ti devi aspettare nulla. Devi seminare senza speranza, così non sarai deluso. Non sarai deluso. È un consiglio molto importante questo, molto importante. Per l'educazione, per qualsiasi relazione. Non aspettarsi niente dagli altri, per accogliere tutto come un dono. Se ci facciamo caso, tante volte noi rimaniamo feriti perché abbiamo delle pretese, abbiamo così delle attese che anche buone, legittime, no? Come può essere quella di un genitore, ma sono sempre pretese. E le pretese sono sbagliate perché? Perché non rispettano la libertà dell'altro. E Madre Costanza, proprio come una vera madre, rispettava la libertà di ciascuno. Era una donna, Madre Costanza, che una maestra di comunione, perché voleva cercare di creare comunione tra tutti. D'altronde, se l'hanno scelta per 24 anni come superiore alle monache, un motivo ci sarà, no? Perché mica è facile governare una comunità, non è facile. E Madre Costanza sapeva davvero dare dei consigli squisiti per creare legami, per avere la carità gli uni verso gli altri. Infatti, in un suo opuscolo, dal titolo Tratti evangelici sulla carità, diceva: il voler fare tutto da sé, rifiutando la cooperazione altrui, non è sempre generosità, ma rigidezza d'affetto, che riesce più a mortificare che a sollevare il prossimo. Noi pensiamo che fare la carità sia solamente dare, certo, è anche dare, ma è anche ricevere, cioè permettere che l'altro ti possa far del bene. Ti possa far del bene. È un'opportunità. Allora, accogliere anche un dono da parte dell'altro non è un fatto di egoismo, è un fatto di amore. Può essere un fatto egoistico, ma può essere anche un fatto d'amore. Perché permette all'altro di esercitare una carità. Infatti diceva:
come dobbiamo mostrarci pronte ed affabili nel dare aiuto, così dobbiamo anche accettarlo. Farsi aiutare è talora un atto più squisito di carità che aiutare. Perché? Perché in qualche caso l'occasione che porgiamo di esercitare un atto di carità può portare ad un'anima turbata, cioè a volte triste, la pace. Fare il bene porta sempre a essere più contenti. Fare il bene rende felici. L'anima che esercita la carità, diceva lei, scopre sempre nuove bellezze e profonde sfumature nel comandamento di Gesù, quello dell'amore. Cioè, quando uno fa il bene, trova così anche il gusto di fare il bene. Allora, permettere questo anche agli altri è fondamentale. Un'altra caratteristica che Madre Costanza aveva è, ovviamente, uno pensa come una monaca, una donna chiusa, una donna che vive tra le faccende domestiche, nella preghiera. Certo, ha pregato, una vita intensa di preghiera, altrimenti non avrebbe potuto vivere e scrivere e lasciare quella traccia profonda che lei ha lasciato. Poi era una donna aperta, una donna dalle ampie vedute, una donna che ha saputo accogliere anche i cambiamenti nella Chiesa con una grande fiducia, una grande serenità. Anche quando negli anni 50 c'erano dei cambiamenti in corso nella Chiesa, lei non si è scomposta. Sapeva che la Chiesa è guidata da Gesù e questo per lei era tutto. Aveva una fede forte nella parola del Signore, nell'assistenza di Dio che guida la storia e guida anche la Chiesa. Fratelli e sorelle, questo io credo che sia un messaggio fortissimo anche per oggi, per tutti noi, perché anche oggi vediamo tante volte tanti cattolici, tanti cristiani che a volte dubitano della Chiesa, dubitano della presenza di Dio, della vicinanza di Dio. Nulla di più dannoso. È una tentazione che dobbiamo allontanare. Perché? Perché il Signore è sempre con noi. È sempre con noi. Ma la Costanza questo davvero ce l'aveva dentro. Per cui non si è scomposta. Infatti, alle monache diceva: l'altra madre, oltre alla Madonna, nel cui seno vi getto con tanto amore, è la nostra Santa Madre Chiesa, diceva lei. Voi sapete quanto io l'ami e quanto vi ho insinuato ad amarla. E diceva in un altro opuscolo: ama la Chiesa tua madre nel cui grembo ricevesti la vita, cioè il battesimo, la vita eterna, la vita divina, e ritrovi in ogni istante la grazia, perché è la Chiesa che ti dona la grazia. Onorala con la tua virtù, col tuo amore, dona tutte le tue forze per il suo trionfo e brama spargere il tuo sangue, cioè il tuo amore, per la sua grandezza. Si sentiva parte della Chiesa. E questa coscienza, fratelli e sorelle, la dobbiamo riscoprire anche noi. Io credo che noi a volte guardiamo io e la Chiesa, ma la Chiesa siamo noi. La Chiesa siamo noi. Non dobbiamo perdere questa coscienza, la coscienza di appartenere a questa grande famiglia che è la Chiesa. Questa grande famiglia che è multiforme, che è fatta di tante vocazioni, è fatta di sposi, di preti, di laici, di vedove, di giovani, di anziani, è fatta di suore, è fatta di frati, è fatta di monaci, di monache, di persone consacrate che vivono nel mondo, è fatta di celibi, è fatta di tanti uomini e donne che seguono il Signore. Questo è l'unico elemento che ci accomuna, il Signore Gesù, grazie ai sacramenti.
E Madre Costanza voleva anche lasciare un grande, questo amore, questa visione ecclesiale. Madre Costanza l'ha saputo, come dire, trasfondere alle monache con una raccomandazione bellissima, secondo me, bellissima, che è valida per tutti, non solo per le suore, è valida per tutti. Sentite cosa diceva: dobbiamo perdere quelle vedute personali per metterci tutte nei grandi bisogni della Chiesa. Ci occupiamo talora a lungo delle nostre pene, delle nostre angustie puerili. Ci fermiamo ai nostri personali interessi, siano pure spirituali. Invece slanciamoci fuori di noi stessi e occupiamoci in questo momento delle lacrime cocenti della nostra madre Chiesa, che vede i suoi figli massacrati e i cattivi che piombano nell'inferno. Un linguaggio un po' datato, ma la sostanza è validissima, eh? Validissima. Perché? Perché Madre Costanza ha detto in altre parole quello che Papa Francesco ci ripete, non dico tutti i giorni, ma molto spesso: la Chiesa in uscita, cioè non pensare solamente a se stessi, non pensate solamente alla vostra vita spirituale, pensate al bene degli altri. Ecco la missione, il sentire il fuoco di donare il Signore a tutti, di farlo conoscere, nella semplicità, nella testimonianza della vita, ma avere uno sguardo oltre se stessi, oltre le mura di casa, oltre le mura della parrocchia, oltre le mura della diocesi, oltre le mura del monastero. La Chiesa in uscita. Ma Madre Costanza questo ce l'aveva dentro, già negli anni 50, 60 in cui l'hai vissuta. Vedete che attualità, che attualità, eh? Eppure sono scritti datati, ma profondamente attuali, profondamente attuali. C'è un ultimo aspetto in cui lei si è ha vissuto proprio questa Chiesa in uscita, ha vissuto proprio il suo apostolato. L'apostolato suo l'ha esercitato ascoltando le persone, accogliendo, ascoltando, parlando, dando consigli, ascoltando le lamentele, ascoltando le sofferenze, dando dei pareri, ascoltando le sofferenze delle persone, delle monache, dei seminaristi, dei preti anche, di qualche vescovo, di qualche suora, anche di fuori di qui, anche del nord Italia. Ha avuto una corrispondenza fittissima con tante persone, con tante persone, oltre che col suo padre spirituale. E non posso non ricordare qui Don Gisleno Vitali. Forse chi è più avanti negli anni lo ha conosciuto, se lo ricorda. Don Gisleno Vitali è stato il primo figlio spirituale di Madre Costanza ed è stato anche il primo biografo di Madre Costanza. Ha scritto una biografia di oltre 700 pagine, proprio che ha servito molto anche per la sua causa di beatificazione. Questa sua capacità di ascolto e la sua saggezza, la sua pedagogia, è qualcosa che attirava. Per questo Madre Costanza era ricercata. Era ricercata perché era una donna che sapeva così aiutare. E quando una persona è buona, attira. Non c'è niente che possa frenare l'amore. L'amore attira come una calamita. E questo lo si è visto benissimo, perché Madre Costanza ha vissuto questo apostolato in una maniera semplice, senza ostentazione, senza ricerca, perché lei era convinta di questo, che l'apostolato è lasciare che Dio trabocchi da noi. Cioè, quando sei unito al Signore, quando sei pieno di Dio, Dio trabocca. E questo è l'apostolato. Questa è la missione di ciascuno. E questo lo possiamo fare tutti.
E questa unione con Dio è il suo segreto, tant'è che ha detto, non sono le parole che mutano le anime, ma l'anima delle parole. Cioè, Dio che vive in noi e chiede la nostra voce, che Dio che si manifesta e si comunica dal nostro sguardo, dal nostro sorriso, dal nostro passaggio vicino agli altri. Che bello, che bello. Non sono le parole che mutano le anime, ma l'anima delle parole. Vedete quante volte noi pensiamo di cambiare gli altri, di educare gli altri, i giovani, con tante parole, li riempiamo di tanti rimproveri, lamenti. A che? A che serve? Se non c'hai l'amore per i ragazzi, se non c'hai l'amore per le persone, non serve a niente. Non serve a niente. Perché? Perché è l'amore che cambia le persone. Diciamo Maria Costanza. Dio si manifesta e si comunica dal nostro sguardo, dal nostro sorriso, dal nostro passaggio vicino agli altri. Il nostro modo di essere è la prima predica. Sant'Agostino diceva: quando la tua lingua tace, la tua vita parla. Maria Costanza l'ha detto in altre parole. L'ha detto in altre parole. Ma è la stessa cosa. Quando la tua lingua tace, la tua vita parla. E io credo, fratelli e sorelle, che questo sia il modo con cui ciascuno di noi oggi, nel 2022, domani, nel 2023, ogni giorno, fino alla fine della storia, della nostra vita, è il modo con cui tutti, ciascuno di noi, nel suo ambiente, nel suo vissuto quotidiano, a scuola, nel lavoro, nella fabbrica, in parrocchia, in monastero, in convento, ovunque siamo, per il corso, ovunque siamo, noi possiamo donare il Signore. Possiamo vivere, cioè, la nostra chiamata, cioè la nostra appartenenza a Gesù. Questo era l'unico desiderio di Maria Costanza: vivere per il Signore, con il Signore, e donarlo a tutti. Io questo è quello che così ho imparato da Maria Costanza, è quello che mi è parso bello condividere con voi, e spero che possa anche a voi lasciare una traccia, un seme, specialmente queste ultime parole di Maria Costanza, perché secondo me sono la sintesi della sua vita, del suo magistero, ed è proprio l'eredità, una eredità che ci lascia, quella di donare il Signore con la semplicità della nostra vita, ma una vita bella, vissuta veramente, è una cosa meravigliosa per tutti. Grazie per l'attenzione. Grazie di cuore, Padre Lorenzo. Grazie veramente, grazie per questa bellissima condivisione e soprattutto per averci fatto cogliere la bellezza di questa donna. Ripeto, non è scontato che quando si ha qualcosa di bello vicino uno lo conosca approfonditamente. Ne è la prova il fatto che tanti fabrianesi non sapevano, no, chiedendomi per prenotare in questi giorni la visita al monastero di Via Cavour, non sapevano dove era il monastero. No, quindi vuol dire che tante volte diamo per scontate le cose e non sappiamo neanche cogliere la bellezza di ciò che abbiamo a due passi da casa. Quindi spero che questa sia stata l'occasione per conoscere, valorizzare e approfondire la bellezza di questa grande donna. Grazie ancora veramente. Grazie a voi, grazie. Se c'è qualche curiosità, abbiamo 7 minuti a disposizione per una domanda, massimo 2, molto brevi. Non condivisioni, non meditazioni, non riflessioni, solo semplici domande di curiosità se uno le ha. Una piccola postilla vorrei fare, Don Umberto. Giustamente sappiamo tutti della beatificazione, no? Del 9 ottobre, che sarà qui beatificata Madre Costanza alle ore 17:30.
qui in questa chiesa cattedrale, e, però sapete che per la beatificazione occorre un miracolo. Allora, ecco, mi sembra giusto, sì, anche dire una parola su questo, certo, miracolo. Non dico il nome ovviamente della persona, assolutamente, però vi dico che come un po' è avvenuto questa vicenda. Praticamente nell'85 nacque una bambina affetta in pericolo di vita, adesso non mi ricordo la patologia che aveva, perché non sono un esperto medico, quindi non voglio addentrarmi in terminologie che non mi appartengono. Però era una bambina in grave pericolo di vita, tant'è che la portarono all'ospedale Salesi di Ancona, e lì, dopo una grave diagnosi che fecero i medici, i parenti vennero subito, che già conoscevano le monache qui a Fabriano, vennero subito a raccomandare alle monache di pregare Madre Costanza. E le monache iniziarono una novena in onore di Madre Costanza. E fatto sta che dopo la novena, o durante la novena, la bambina iniziò a migliorare in un modo così rapido che non è normale. E questa in pratica è uscita dal pericolo di vita, non solo, ma si è ristabilita senza nessun esito, perché aveva dei danni neurologici, per cui c'era un pericolo che potesse rimanere un po' offesa in qualche sua funzione. E invece, grazie all'intercessione di Madre Costanza, questa bambina è nata sana ed è ancora vivente. E quindi il processo si è svolto nell'arcidiocesi di Ancona dal 2011 al 2019. Perché? Perché il miracolo è avvenuto in Ancona. Perché il processo sulle virtù si fa nella diocesi dove è morta, dove muore il servo di Dio, e mentre il processo sul miracolo si fa nella diocesi dove è avvenuto il miracolo, il presunto miracolo. Ma la bambina è nella nostra diocesi, questo è giusta una precisazione che Sua Eccellenza ha fatto. Sta bene, certamente lavora, speriamo anche di poterla avere con noi, quel giorno della beatificazione. È una persona molto riservata, per cui vediamo. Allora, un altro grande applauso a Padre Lorenzo, se lo merita tutto. Grazie veramente. Quante domande? Ora, se qualcuno di voi avesse piacere a condividere questo momento, a fermarsi, sapete che nel chiostro della cattedrale c'è un buffet che la diocesi ha offerto a tutti coloro che vorranno fermarsi per poter condividere questo momento di festa. Questa sera alle ore 21:30 ci sarà invece, vedete, questo non è il nuovo allestimento delle luci della cattedrale, per questa sera, anche se qualcuno magari è già preso un colpo entrando, serve per lo spettacolo di questa sera. Quindi se qualcuno stasera avesse piacere, c'è uno spettacolo interamente originale nella scrittura e nella musica, scritto da me con la musica di un bravissimo nostro amico musicista Marco Ricco, che verrà presentato per la prima volta. Non ci sono posti assegnati, abbiamo soltanto riservato dei posti perché abbiamo invitato delle persone, ecco, da fuori a venire, e naturalmente per le nostre monache. E la cattedrale aprirà alle 20:30, per cui adesso verrà chiusa e in modo che potete cenare tranquillamente e tutto, e poi alle 20:30 verrà aperta. Un'indicazione pratica per chi si ferma a cena nel chiostro: il bagno è nella stanza del priore del capitolo, che è una delle stanze del chiostro, quindi potete usufruire del bagno lì nel chiostro. Vi ricordo anche che domani ci saranno tanti appuntamenti a concludere la terza giornata del nostro convegno. In fondo c'è sempre la piccola brochure da poter prendere per tutte le iniziative.
Domani avremo contemporaneamente tre grandi eventi nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 nella chiesa di San Benedetto ci sarà un momento per tutti i bambini del catechismo promosso dall'ufficio catechistico diocesano e a fianco nell'auditorium del chiostro di San Benedetto un momento per tutti i genitori, per tutte le famiglie, promosso invece dall'ufficio di pastorale familiare. Saranno due momenti naturalmente aperti a tutti, liberi, tutto è gratis in questo convegno, per cui approfittatene e prendete tutto quello che potete prendere. C'è anche per i giovani delle superiori e ragazzi delle medie un incontro molto bello dalle 18 alle 20 presso il Prato Grande dei Giardini Regina Margherita, organizzato dalla pastorale giovanile e pastorale scolastica, un momento di ascolto, di condivisione, di musica, quindi penso che possa essere davvero un momento molto bello per i nostri giovani. E la sera dopo cena, per tutti coloro che vogliono, un momento di festa nella parrocchia di San Niccolò, promosso dalle associazioni caritative della nostra diocesi, AVULS, Caritas, CAV, San Vincenzo, eccetera, insieme con l'associazione Papa Giovanni e la parrocchia di San Niccolò. Quindi veramente tante cose belle da poter condividere insieme. Vi ricordo anche che il Museo Diocesano ospita una mostra meravigliosa sulla Madonna del Mare, sui suoi miracoli e su tutti i vestiti che nei secoli sono stati realizzati per valorizzare questa grandissima devozione a questa misteriosa figura che, se andrete a vedere, vi verrà anche spiegato perché è misteriosa, molto molto bella veramente. Ci sono ancora dei posti per la visita all'archivio storico diocesano, evento unico perché non verrà aperto al pubblico a breve. E ci sono pochissimi posti per la visita al monastero delle Cappuccine sui luoghi di Madre Costanza Panas. Quindi approfittatene, perché queste occasioni veramente sono un valore aggiunto alla nostra vita di fede, alla nostra chiesa, alla nostra diocesi. Quindi approfittatene veramente, perché ecco, sono occasioni che non ricapitano spesso. Vi invito tutti questa sera, ore 21:30, a vedere questo spettacolo sulla vita di Madre Costanza, che ci farà riflettere anche sulla nostra di vita. Buona serata a tutti, e naturalmente siete tutti attesi nel chiostro della cattedrale passando da fuori.